ragazzi, benvenuti al How to Play del riff di oggi, che è un riff famosissimo, cioè il riff della bamba. È una mia particolare versione perché normalmente, allora, la bamba è fatta da tre accordi: Do, Fa e Sol. Si gira, si gioca su questi, però capitandomi molto spesso, anzi quasi sempre, di suonare questa canzone in trio, quindi solo con una chitarra, basso e batteria, ho cercato di ovviare alla mancanza dei 200 chitarristi che aveva Ritchie Valens e quindi sono andato a prendere in prestito il riff di una delle chitarre, e quindi sotto le strofe e sotto l'assolo vado a tenere questo riff, mentre invece poi nel ritornello lo apro con le note lunghe a accompagnamento più bassistico. Allora, in effetti questo è un riff finto facile, perché comunque richiede abbastanza manualità sulla tastiera. Certo è che comunque è preso da una fetta, diciamo, della scala di Do maggiore, utilizza quelle note e quindi la mano può rimanere ferma. Infatti può essere benissimo un ottimo esercizio di riscaldamento, comunque tecnico, sul nostro strumento. Allora partiamo. Per arrivare a Do partiamo prima facendo una scala che parte da Sol e ci arriva. Ok? Il battere è poi sul Do. Sol, La, Si, Do, quindi Sol, tasto 3, corda di Mi, La, tasto 5, corda di Mi, Si, tasto 2, corda di La, e poi il Do, tasto 3, corda di La. Io cerco, in linea di massima, sempre di non utilizzare corde vuoto, perché comunque trovo che abbiano un suono diverso, e quindi avrei potuto anche prendere il La come corda vuota, sarebbe stato anche più veloce, però, appunto, tornando anche alla cosa di prima, esercizio tecnico, esercitiamo a usare questo mignolino, che di solito è il dito più debole, quindi dita martelletto, un dito un tasto, che è una delle prime regole che vengono, diciamo, richieste quando inizi a suonare basso. Quattro dita, quattro tasti, quindi la mano sinistra deve andarsi a mettere così. Ok? Sol, La, Si, Do. Qua parte un piccolo arpeggino. Do, Mi, Sol. Quindi Sol, La, Si, Do, Mi, Sol, Fa. Do, Mi, corda di Re, tasto 2. Sol, tasto 5, corda di Re, e poi cadiamo sul Fa, tasto 3, corda di Re. Sul Fa, dopo, andiamo a prendere La, che è il terzo grado di Fa, se siamo sull'accordo di Fa, Fa maggiore, Fa, La, Do e la triade. Noi prendiamo solo La e poi scendiamo sul Sol, sull'accordo di Sol, il terzo accordo. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto i tre accordi sono Do, Fa e Sol, quindi cadiamo sul Sol usando La. Fa, La, Sol. Arrivati a questo punto, usiamo, questo è un arpeggio bello buono, tonica di Sol settima, cioè Sol, Si, Re, Fa. E poi ricadiamo in Do. Sol, Si, Re, Fa, Mi, Re, e poi ritorniamo sul Do. Quindi, partendo da capo, lenti, Sol, Do, Fa, Sol, Do, Fa, Sol, e poi ripartiamo.
ok? Tutto questo molto spedito e tirato. Ok? Benissimo, io vi auguro un buon divertimento con questo riff che è davvero molto, molto divertente da suonare. Grazie a tutti ancora, se vi va mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona musica, Carlo.